E buongiorno a tutti, da Luke, dalla Dorothy, come vedete siamo qua, pronti a un nuovo viaggio, una nuova avventura con i Cloud Rider. Oggi abbiamo anche Angelo con noi, con la sua Street Bob. Ci andiamo a divertire verso Bagnoregio, cittadina molto carina. Adesso ci facciamo un po' d'autostrada, dopodiché ce ne andremo a fare delle stradine più carine, quindi in questo momento con Vito e con Angelo vi lascio, ci vediamo più tardi, tanti saluti, baci. Questa è la strada provinciale Valle del Tevere. Adesso finalmente siamo usciti dall'autostrada, quindi ci andiamo a fare due curvette, curvette. Antone. Poi ci stanno 3-4 tornanti qua, Sì. Ci stanno 3-4 tornanti stretti. Andate avanti. Infatti ho fatto una strada troppo scoscesa.
questa è la strada provinciale Umbro-Casentinese che in direzione Orvieto porta poi a Punta Orvieto, Ofigulle, Fabbro, molto bella, in genere anche abbastanza frequentata dai motociclisti. Andiamo piano. Rilascio una dichiarazione. Rilascio. Rilasci. Rilascio una dichiarazione. È stato appena rilasciato, in particolare, a buona condotta, e quindi l'abbiamo portato in premio. E siamo pronti. L'itinerario di adesso prevede di passare da Valentano, Tuscania, Vetralla e poi faremo tutta la Cassia fino al ritorno a Roma. Negli specchietti abbiamo Vito e Angelo. Che abbiamo mangiato oggi? Abbiamo mangiato un antipasto molto buono fatto con melanzana, rucola e mozzarella di bufala, molto buono devo dire. Poi abbiamo preso, Angelo ha preso la gricia e gli arrosticini, che diciamo potevano essere meglio, mentre io ho preso un hamburger con la focaccia che era buono. Ho bevuto una birra piccola rigorosamente e niente, siamo pronti alla nostra strada, quindi andiamo abbastanza piano perché ci sono giustamente controlli, ci possono essere dei controlli. La temperatura oggi è veramente perfetta, fa 24 gradi, si sta benissimo.